Benvenuti in questo nuovo format, il primo podcast di Chorus Ballet. Siamo qui in compagnia di Cristina Pastore, 23 anni e ballerina all'Intro Dance. Ciao con la sigla. Vai con la sigla. 5, 6, 7, 8. Ciao a tutti. Ciao Cristina. Ciao. Ma che intro triste. Tristissimo. Va bene ragazzi, ma noi siamo così spontanei, vi facciamo vedere chi siamo, quindi Tiziano ci ha fatto vedere che è rimbambito, non riesce a parlare. Tanto Tim lo taglia. Tim, mettilo. Va bene, allora Cristina, parlaci un po' di te e della tua formazione in generale. Insomma, quando hai iniziato danza e quello che hai studiato? Allora, io ho iniziato danza quando avevo circa 3 anni e mezzo. Ah, sì, okay. Quindi prestissimo. Piccola. Sì, ma diciamo che insomma la mia scuola materna organizzava questi corsi pomeridiani e uno di questi corsi era un corso di danza, quindi mi sono un po', diciamo, appassionata, incuriosita lì ed è continuato per praticamente tutti e 3 gli anni della scuola materna, per cui a un certo punto i miei genitori hanno deciso di farmi provare a seguire dei corsi di danza, insomma, in modo professionale, diciamo, in un teatro, e quindi ho iniziato al Teatro Nuovo di Torino e lì sono stata fino all'età di 11-12 anni, al che ho deciso di cercare di far diventare la mia passione un po' il mio lavoro. Quindi ho conosciuto una scuola di danza privata con avviamento professionale che si trova in Veneto, a Castelfranco Veneto, e si chiama Il Balletto ed è diretta da Susanna Plaino, e insomma ho fatto l'audizione, sono stata presa e sono stata lì per 5 anni. Durante questi 5 anni abbiamo fatto tante esperienze all'estero, tanti concorsi, gli AGP, concorsi anche nazionali, e abbiamo fatto tanti stage anche all'estero, e lì ho avuto la possibilità di poter fare l'audizione per la Summer Intensive del Dutch National Ballet School ad Amsterdam. Okay. Quindi lì è iniziato poi tutto a livello professionale, insomma. Sì. Sì, sì, lì ho fatto le 2 settimane di Summer Intensive tranquillamente, poi il direttore mi ha chiesto insomma se ero interessata a rimanere nella scuola e ovviamente ho detto di sì, quindi 2 settimane dopo mi sono trasferita ad Amsterdam, così. E come andava? Scusa, volevo chiederti una cosa, perché spesso le persone hanno paura, no, di andare all'estero per una questione linguistica, culturale, lontana dalla famiglia, eccetera. Sì. Tu ti sei già trasferita quando avevi, hai detto, 13 anni? 13 anni. Ok, sì. In Veneto. E lì eri via, non eri con la tua famiglia. Eri sola? No. Sì. Cioè, praticamente è una specie di convitto con tanti appartamenti, perché ci sono tanti ragazzi che non sono veneti. Quindi eravamo, insomma, vivevamo tutti insieme negli appartamenti a modo di convitto. Un po' come Tim a Torino, insomma, che ha passato 5 anni in un convitto. È vero. Che per un'età simile, mi sono spostato a 14 anni, no? Esatto, quando ho iniziato il liceo. Ah, peraltro io e Michele eravamo compagni di scuola di Cristina. Questo ci teniamo a farlo sapere. Sì, è vero. È vero. Vabbè, poi invece al Dace tu sei entrata nella scuola, ti sei diplomata lì. E lì, quando hai fatto il Summer Intensive, com'era il tuo inglese? Cioè, quando il direttore è arrivato ti ha detto vuoi rimanere qua, tu riuscivi a comunicare? Perché, per esempio, io a quell'età lì sicuramente sarei rimasto tipo... A me piace la pasta. Esatto. I like pasta, pizza. Vuoi fare parte della nostra compagnia? A me piace la pasta, per me la cipolla. Esatto. Non sapevo una parola in inglese, quindi sarebbe stato complicato, insomma. No, allora diciamo che sono stata molto fortunata, nel senso che i miei genitori mi hanno mandata per 2 anni a fare vacanze studio, quindi solo per la lingua inglese, in Inghilterra e in Irlanda. Quindi ho fatto questi 2 estati per, mi sembra, 2 o 3 settimane, credo sia il corso, proprio in un college che ovviamente d'estate chiudevano e lasciavano aperto a queste summer school linguistiche, diciamo, per le scuole. Okay. E quindi era molto interessante, perché alla fine ti rapportavi con persone effettivamente madrelingua, e quando uscivi nella città effettivamente la gente non parlava italiano. Per cui è stato molto utile, estremamente, come direi, diciamo, primo impatto verso una nuova città, una nuova cultura. Ma sei andata in America o in Inghilterra? Dove erano? No, sono andata la prima estate in Inghilterra, la seconda estate in Irlanda, e poi però mentre ero al balletto abbiamo fatto diversi stage, quindi sono stata tipo 4 settimane a Boston. Ho conosciuto solo un irlandese nella mia vita, non capivo niente di quello che diceva, nonostante l'inglese un po' lo masticassi. Sono stra differenti, hanno un inglese particolare.
Non, sì, nulla, l'inglese nulla. British e l'inglese americano, io, cioè, che sono stata in America 2 anni, ma poi quando parlavo con un mio amico inglese non capivo niente. Esatto, anch'io. Secondo me i peggiori, secondo me i peggiori sono sudafricani e australiani. Madonna. Quelli, ragazzi, non si capisce nulla, nulla. Noi in nave avevamo però tutti i cantanti sudafricani, i sudafricani hanno un accento un po' olandese perché è un'ex colonia. Ah, sì, beh, sì, quindi beh, parlano sì. entrambe le lingue, capito? Quindi, okay. Io, che strana mistura. Quindi per te era più facile perché tu sei stata hai studiato in Olanda, quindi magari l'accento olandese. Sì, no, ma era stranissimo. Cioè, vai dall'altra parte del mondo e ti parlano olandese che lo parli qua su praticamente. Dici, ma... È vero, è strano. Che succede? Ma quindi parli 3 lingue, giusto? No, allora l'olandese no. Io non lo conto perché lo riesco a capire, okay. Base, quindi un discorso fatto lentamente, con linguaggio proprio base, sì, riesco a parlarlo, nel senso a fare la presentazione, la mia presentazione. Ehi, ciao, mi chiamo Tiziano, ho bisogno di qualcosa. Aspetta, prova a presentarti in olandese, dai, siamo curiosi. Hoi, ik ben Christina, ik ben 23, ik amo Italia. Ragazzi, però, un misto, è vero? Che brava, sembra un misto, ragazzi, di tedesco e inglese. Tedesco e inglese, vedi che sì. Infatti ho capito tutto. Ah sì, Tim, hai capito? Hai capito? Sì, perché è simile al tedesco. Fantastico. Sì, esatto. Il tedesco sarebbe Hallo, ich bin Christina. Esatto, esatto. Ma infatti io queste cose qua le so solo perché facciamo spettacoli per le scuole con Introdance, per cui se tu ti devi rapportare con i bambini non sanno bene l'inglese. Quindi tutte le presentazioni che tu fai per le interviste, le cose, tutte fatte in olandese. Quindi un Però po'... lì gli olandesi sanno tutti quanti l'inglese. Sì. Quindi è facile, sì, sì. Cioè se tu sai l'inglese in Olanda, anda, giri tranquillamente. Sì, tranquillo, sì, tranquillo. Come in Italia, uguale. Sì, uguale. Identico. Vabbè, e poi tu hai detto che, mi hai detto che hai fatto poi un'audizione e sei entrata subito all'Introdance dopo l'anno in accademia, dopo esserti diplomata. Quindi una subito, boom, dentro, entrata, andata. Fortuna. Frank. Fortuna. Posso dirlo? Non lo so. Dillo, che Schneider. Culo. L'unica parolaccia che volevo dire. Non lo so, in realtà non volevo neanche farla. Ah, perché... come no? No, ma perché nella scuola, insomma, ci proponevano delle cose, quindi ci dicevano, guarda, c'è l'audizione qui, c'è l'audizione lì. Qui eri tu un po' a decidere, però loro ti davano una mano per vedere, insomma, un po' i tuoi gusti, quello che volevi fare. Io ero indirizzata sul classico in quel momento, quindi ho detto, cosa vado a fare a Introdance? Cioè, cosa me ne frega? Okay. Certo. Ecco, io volevo farti questa domanda dopo. Me la segno. Ok. Vai, e invece, alla fine ho fatto l'audizione e in realtà Introdance è una compagnia che è molto basata sul classico. Cioè, hai magari quei pezzi un po' più pazzi in cui magari il classico potrebbe sembrare che non serve, diciamo. Ma in realtà... ai pezzi di Killian, ai pezzi di, non so, specialmente Killian, se non hai una base classica, sì, non lo puoi fare. Certo. Ecco, e infatti la mia audizione c'era la parte, vabbè, di lezione normale di classico, e poi il repertorio era un posto 2 di Killian, che in quel momento era il programma che stavano facendo. Panico. Quindi io morta, panico, sì, morta, perché ho detto, bellissimo fare? Però. E invece poi è andata bene, sì sì. E tu prima di quel momento lì non avevi mai fatto contemporaneo o al Dacia studiavi anche contemporaneo? Sì. No, facevamo anche contemporaneo, sì sì sì. Però sai, non era la tua... una delle mie aspirazioni, ma perché forse non l'avevo mai toccato con mano effettivamente. L'ho sempre fatto, anche al balletto facevamo contemporaneo e continuano a farlo ancora adesso, però... E non lo so, la mia testa forse era sul troppo... classico. Quindi in realtà tu hai switchato sul contemporaneo nel momento in cui ti hanno offerto un contratto. Sì, perché poi alla fine ho iniziato lì l'anno, ovviamente ero in panico perché il primo programma dell'anno era una roba assurda, cioè era cantata di Bigonzetti, quindi era una cosa super tipo wild, cioè non so come dire, erano tutti movimenti che non c'entravano nulla con la danza classica, quindi mi sono trovato e ho detto... E se non mi piace, cosa faccio? Esatto. Invece poi andando avanti, alla fine mi è iniziato a piacere, certo, diciamo. Questo non è un po' il dilemma di tanti ballerini. Però quindi tu sei ancora in testa, c'hai ancora il panino del classico oppure col tempo è passato? No, è passato. È passato, adesso solo Big Love per danza contemporanea. Beh, però è interessante questa cosa,
perché molte ballerine dicono no, non vado a fare contemporaneo perché non mi piace, però effettivamente non l'hanno mai provato, no? Sì, poi ma anche solo anche solo il fatto comunque di non accettare magari un ingaggio in una compagnia perché non fa lo stile che cerchi, cioè questa è una cosa che si sente dire tantissimo, sai, che ne so, ah, io cercavo una compagnia di neoclassico, no, però in Germania fanno tanto contemporaneo, quindi non so se mi piace, però scusa, ti danno un ingaggio lì, magari poi, come nel caso di Cristina, ti piace dopo, magari poi ti piace, non è detto, esatto, cioè ti precludi un'occasione. Certo, sì, certo, poi puoi sempre andartene, non succede niente, fai il tuo contratto, tanto il contratto non sarà mai a vita, insomma, lo sappiamo, contratti a vita non esistono, ragazzi. No, il posto fisso non esiste. Non esiste, esatto. Non per noi. E io appunto, parlando di contratto, tu che tipo di contratto hai all'Introdance? Adesso? Sì, o comunque che tipo di contratto ti hanno fatto? Allora, il primo anno era un contratto da stagista. Ok. E poi sono sempre stati contratti annuali, nel senso che Introdance è una compagnia in cui c'è un tot di persone, cioè, vabbè, come credo in tutte le compagnie, sì. Se loro hanno 10 ballerini, esatto, con posti limitati, per cui non possono prendere qualcuno, anche se gli piace tantissimo, anche se è diva di qua di là, non possono prenderlo, se un'altra non finché se ne va. Una persona non se ne va, esatto. Quindi sì. I miei contratti sono sempre stati annuali per questo... motivo, perché comunque io figuravo come guest, cioè io figuro ancora come guest, quindi come ospite. Ok. Ma c'è anche quindi, una graduatoria nei guest oppure no? I guest... Sì, ci sono i guest di livello, cioè nel senso il primo anno magari sei livello 0, il secondo anno sei livello 1, il terzo anno sei livello 2. E questo 2. Ti dà una priorità una volta che qualcuno all'interno della compagnia se ne va, tu puoi accedere? Secondo me è solo per lo stipendio. E per lo stipendio, invece per entrare... Anche perché magari se non sei particolarmente bravo, cioè nel senso, diciamo che se c'è qualcuno molto più bravo di te che magari è guest da 2 anni e c'è qualcuno meno bravo che è guest da 4, io credo che comunque loro scelgano quello più bravo, obiettivamente, no? Sì, cioè se continuano a sceglierti per fare il guest vuol dire che bene o male, se qualcuno se ne va, loro hanno in testa di metterti... di prenderti nella compagnia, capito? Okay, secondo me, poi lo sapremo solo vivendo, però... Sì. Speriamo per te, insomma. E io voglio sapere un po', questa è una domanda più personale, com'è stato firmare il primo contratto lavorativo? Cioè dopo anni e anni di fatica, sudore, sacrifici, studio, avere davanti veramente un contratto dove c'è scritto ok, questo è la mia vita, ho ottenuto qualcosa da tutti questi anni di studio. No, allora è stato molto bello, perché comunque anche se tu sei una stagista, risulti comunque, cioè lavori. Sì, esatto. Quindi io il mio primo contratto con Introdance l'ho firmato da stagista e l'ho firmato a scuola, per cui il direttore mi aveva chiamata, è arrivato il tuo contratto, io lì tutta gasata, sono andata a firmarlo, soddisfazione top, ed era quello da stagista. E poi invece il primo contratto da guest, che quindi mi dava il ribenvenuto, diciamo, nel mondo dei grandi, per così dire... E l'ho firmato durante la mia maturità, perché io ho fatto una maturità da privatista, perché abitavo comunque ad Amsterdam, quindi sono venuta qui solamente per fare gli esami praticamente, e in quei giorni mi è arrivato anche il contratto di Introdance, quindi ero a mille proprio, La mia vita va nel verso giusto, insomma. Sì. Per una volta ce l'abbiamo fatta. Però sì, no, è molto bello, devo dire. Tanti sacrifici, sì, ovviamente non solo da parte mia, ma anche da parte dei miei genitori, comunque oltre al sacrificio economico che è enorme, cioè per un ballerino, secondo me, dalla scuola a il pagare le scarpette, al pagare il tutù, al pagare il gonnellino, le cose, cioè ti parte veramente la vita. Sì, E poi comunque i sacrifici anche emotivi, perché sono andata via di casa a 13 anni, cioè non è normale. Su questo tema, come hai gestito le amicizie, le relazioni sia con la famiglia che magari una relazione amorosa o qualcosa del genere? La distanza come da stata? Casa? La distanza da casa è stata atroce i primi mesi, ma proprio a livelli... Ti capisco. A livelli mi chiudo in casa, io piangevo, in bagno. Era una meca. Vedi, ci siamo trovate. Ero in bagno che piangevo, all'inizio ero casatissima, poi mamma mia. E avevo, mi ricordo, questo computerino piccolo, perché parliamo di tipo 10 anni fa, con cui facevo Skype con i miei genitori, seduta in bagno, disperata. No!
E quindi, però ovviamente non sono mai stata obbligata a fare nulla, quindi mi hanno sempre detto, senti, allora ci sta che uno pianga perché è una vita nuova, è tutto nuovo, un'esperienza nuova, sei da sola, hai altre persone, quindi c'è anche la competizione, capito? Perché nelle scuole di danza c'è sempre la competizione a mille, quindi è normale, però nel caso in cui non ti dovesse piacere qualcosa, non ti dovessi sentire bene, ti veniamo a prendere e torni a casa. Però io una volta che mi hanno detto questo, ho detto, boh, magari... No. Magari... No. Piango, però non magari mi venite a prendere. Usciamo dal bagno. Esatto. No, quindi poi alla fine era vero, cioè bastava far passare quei 2-3 mesi, forse. Sì, giusto forse quel periodo per adattarsi, per ambientarsi un attimo. Esatto. Per fare nuove amicizie e tutto. Esatto. Sì. Che sono super importanti, cioè sono amica ancora adesso con i miei compagni di scuola, ma proprio perché siamo cresciuti insieme in tutti i sensi, vivevamo insieme, andavamo a scuola insieme, andavamo a danza insieme, quindi tu sei è normale avere questi momenti. Tu sei riuscita a mantenere delle relazioni anche adesso, dopo che sei andata in Olanda con i tuoi amici italiani? Sì, assolutamente, sì. Okay. Poi magari, sai, non ci vediamo sempre, perché chi abita in Russia, chi abita in Francia, chi abita, capito? Quindi magari, ovvio, non ci si vede, però ci si sente. Cioè, okay. Assolutamente, per me sono molto importanti. No, perché come anche gli insegnanti. Tantissime amicizie muoiono proprio per il fatto che uno si trasferisce e non ha la costanza di mantenere la relazione attiva, cioè... dedicarsi del tempo a vicenda, insomma, è un impegno, una roba che devi voler fare, non che viene da sé, che ok, dai, stasera che faccio? Scrivo a mio amico, usciamo. Capito? Ti devi impegnare a prendere il telefono, chiamare, è diverso. Sì, io penso che lì sta proprio a te, però, sai, perché sì, l'ho vista andando a scuola, che alla fine, quando ero ad Amsterdam, a scuola avevamo degli orari impossibili, cioè sai, inizi scuola alle 8, finisci alle 8, voglio dire, chi ha voglia di fare altro? Esatto, nessuno. No. Fatemi dormire. Esatto. La sociale, zero. Esatto. Più o meno, solo nel weekend. Il sabato c'era solo lezione, sai, tranquilla, mezzogiorno lì fuori, magari avevi anche una vita sociale. Ma per il resto no, e lo vedo anche lavorando, per cui veramente... hai bisogno di un amico che sia veramente un amico, che ti comprenda quando sei stanco, che comprenda quando magari sei via e non gli puoi scrivere, quando capisce che insomma... Cioè l'importante è che sia reciproca la cosa, perché anche se magari sono stanca morta, mando un messaggio vocale alla mia migliore amica e lei capisce, dico guarda, ma non ti posso chiamare stasera perché non ce la sto facendo. Però ci sentiamo nei prossimi giorni e l'amicizia continua così secondo me. Perché cioè non c'è altro modo. Tu ti sei diplomata a 18 anni in Olanda e invece per lo studio, per la scuola normale qui in Italia come hai fatto? Perché tipo Shinai ha preso il diploma in America, giusto? Sì, ho fatto una scuola privata online e quindi sono diplomata. Insomma l'hai comprato su internet, dai, abbiamo capito. Sì, esatto ragazzi. Sì. Su Amazon diploma, che poi era tutto in inglese, quindi ancora peggio, cioè forse avrei preferito diplomarmi qua in Italia. No, allora io ho voluto cercare una scuola che mi permettesse di fare gli esami in presenza, cioè una scuola che capisse innanzitutto che non ero pazza, che vivevo ad Amsterdam perché lavoravo lì e perché comunque avevo i miei motivi. E in più comunque è stato difficile trovare una scuola con dei professori che tra virgolette ti stessero dietro, cioè io non pretendevo assolutamente nulla, però i professori della mia scuola, io mi sono diplomata alla Mazzarello a Torino, ho fatto quarta e quinta da privatista, ma essere privatista comunque, cioè appunto non voleva dirlo comprare online. Il diploma come qualcuno ma penso che anche lei abbia fatto così. No, semplicemente ti davano i programmi, ti dicevano i libri da comprare e poi ti dicevano guarda, se hai bisogno di qualsiasi cosa noi ti spediamo le verifiche, tu le fai, ce le rimandi. Praticamente ho conosciuto i miei prof il giorno dell'esame. Ah, perfetto. Perfetto. Che può andare bene in un esame tipo di passaggio tra la quarta e la quinta, ci sta, è un anno normale, ma l'esame di maturità. Esatto. È stato un po' no, è stata pesante ovviamente, però ci tenevo a farlo, per cui ho trovato questa scuola che mi appoggiava e l'ho fatta. E anche questa l'abbiamo tolta. Questo l'hai fatto al di fuori, cioè tu prima hai detto che dalle 8 alle 8 facevi, eri ad Amsterdam. Sì, studiavo di notte praticamente.
Caspita. Cioè, wow. No, ma è stato un periodo... Come te, Tim, anche tu facevi dalle 8 alle 8 e poi studiavi di notte. Scusa, non ti ricordi? Sì, ma io non avevo i libri alla fine. Andavamo sui pullman, in metro. Schnai, parla per te. Fine capitolo, basta. Non parlare per Tim. Facevo un tragitto di un'ora, cucivo pure le punte in metro, la gente che mi guardava capito. Male al mattino. Ma anche noi al liceo, quando noi cucivamo le punte a scuola, perché noi eravamo, quelli del balletto erano tutti in classe insieme, quindi eravamo tipo 6 persone del balletto in classe insieme, per dire, della mia scuola di danza, i prof ci vedevano che noi cucivamo le punte durante le lezioni, ci guardavano anche male, ma noi non abbiamo tempo. Raga, non abbiamo tempo. Devi trovare... Non hai capito? Almeno al coreutico noi potevamo bullizzare i professori e dirgli, senta, ho danza dopo, devo fare questa cosa, sì. Non mi rompere. È vero. E loro zitti, non dicevano nulla. Sì, perché lì ti capiscono, no? Col fatto sì, che sei dentro un teatro, lo vedi, che siamo... Hai danza che è già integrata a scuola, quindi lo vedono, cioè sai come li fai normalmente. Perché al liceo mi ricordo che a me non credevo, sì. Cioè, quando io dicevo che ne so... Avevo prove e dicevano, ma a noi che ce ne frega, no? Infatti, sì, okay. Sì, sì. Esatto, poi ti insultano, cioè, anche. Sì, oh, sì, poverino. Sì, ti dicono magari di smettere danza se vuoi studiare, no? Cristina appunto magari avrà vissuto un po' questa cosa all'inizio. Ma no, i nostri prof sono sempre stati bravi, anche perché eravamo già tipo la quinta generazione del balletto, che andavamo tutti nella stessa classe, tutti nella stessa scuola, per cui prof abituati. Okay. Cioè noi andavamo a scuola con la comuna della scuola, capito? Eravamo quindi sempre in pigiama, sembravamo in pigiama. L'unico sfigato ero io, perfetto. In quarantena. Esatto. Eravate già in quarantena. Beh. Michele, questo è karma. Questo è Carmen. Questo è Carmen. Questo è Carla. Carmen. Comunque. Va bene. Altre domande che avevo segnato. Vediamo. Allora, aspetta. Ah, vai con le relazioni. Queste sono più complicate. No, allora, no, vabbè, difficile da gestire anche quella. Cioè, obiettivamente, difficile da gestire, ma specialmente perché comunque il futuro, cioè la vita di un ballerino, secondo me è la cosa più incerta che ci possa essere. Cioè, tipo, io oggi sono qui, domani sono dall'altra parte, capito? Quindi è molto, molto incerta. Io sono sempre stata, cioè, convinta del mio percorso, quindi, se il fidanzato veniva, ben venga, nel senso, cioè ci sta, ci vediamo, trovi, va benissimo, però sempre tenendo la priorità sulla tua carriera, quali erano le mie lavoro. Priorità, esatto. Okay, okay. Quindi cioè, non mi sono mai privata di nulla, cioè magari mi veniva il magone e dire, oddio, devo partire, ma dopodiché i miei piani sono altri, capito? Cioè, è stato un piacere, no, certo. No, no, beh, è una domanda interessante, è una cosa interessante. Sì, ma finché non trovi quello che... hai capito? Cioè, finché non trovi quello che effettivamente capisce tutti i sacrifici che tu hai fatto per 15 anni della tua vita, cioè, secondo te li butto in un cestino per assolutamente no. No, per un fidanzatino, certo. No. Non è cosa. Magari vi lasciate, dici... No, ma infatti è una cosa molto comune, cioè, sapendo che poi gente ascolterà questo che stiamo dicendo, è una cosa comune anche questa, no? Cioè, sono fidanzata... esatto, brava, cioè, diciamolo, cioè, non rifiutate magari l'incarico della vita perché avete il fidanzatino in quel momento, che magari finisce fra 2 mesi, quindi vi siete buttati via. Sì, esatto. Magari trovare qualcuno che è nello stesso mondo, cioè che capisce. O che almeno lo capisca, ecco. Però lì il problema è che magari tu hai un lavoro di qua, lui ha un lavoro di là e quindi comunque si separa. Esatto. Quindi... Però è più complicato di così, perché magari in quel momento tu lo senti proprio come l'amore della tua vita, la cosa che ti coinvolge, eccetera. Sì. Però paragonatelo a tutti gli anni di sacrifici che avete fatto. Cioè magari avete iniziato danza a 6 anni o a 3 anni, esatto, come Cristina. Cioè... Vale così tanti anni? No, cioè è quello che dico, per quello che magari ti viene il magone, ma... No, vabbè, ma poi se è il vero amore della vostra vita, cioè, durerà. In qualche modo che altro lo fai funzionare. Vi supporta, quindi non vi fa sentire in colpa del fatto che tu sia andata a lavorare all'estero, cioè che stai sognando, cioè stai seguendo il tuo sogno, quindi... Sarà contento per te. Se non ti sostiene, non è quello giusto. Brava, sci, brava. Sì, se inizia a romperti i maron... Vuol dire Maron. Maron è una parola tedesca. Maron non traduciamola, ma comunque è tedesca. Non traduciamo, però è una parola tedesca. Vorrei. Va bene, e però tu hai continuato anche gli studi, cioè non ti sei limitata, ok, adesso faccio la ballerina e basta, come va. No, ho continuato, sto facendo l'università.
sempre qua a Torino, però l'università appunto te la puoi gestire in modo un po' diverso rispetto alla scuola. Cioè la scuola era un passo che bisognava fare, il diploma era una roba che assolutamente bisognava prendere, mentre l'università, con tutta tranquillità insomma relativa, puoi gestirtela da solo, nonostante io viva all'estero la maggior parte dell'anno. Sì, quindi hai scelto dei corsi che non devi, non hai frequenza obbligatoria, insomma. Esatto, sì, insomma la mia idea era quella di fare... Studi? Io faccio comunicazione interculturale. Oh, okay. Ok, interessante. Sì, è un ramo di cultura, politica e società, sempre qua dell'Università Torino. E ovviamente ho dovuto scegliere comunque una facoltà che, vabbè, mi piacesse, perché sennò è inutile farla. Quello è fondamentale. E che però mi venisse anche incontro appunto con le lezioni, perché tante facoltà hanno, per esempio, dei tirocini che tu devi fare in presenza, devi farli per forza, e per me era una cosa impossibile. Non potevo assicurarlo, quindi... Ma anche solo le lezioni, appunto, alcune hanno frequenza obbligatoria, quindi sì, solo medicina, esatto, è tipo impossibile, già no, per una, no? Vabbè. Ma sono tante, no, che sono il medico. Lasciamo perdere. Però cosa Ma questo fai l'hai tu? Fatto... Questo hai fatto perché per l'incertezza di come andrà il mondo della danza, la carriera di danza, o anche i tuoi che hanno spinto perché hanno detto la ballerina non la farai per sempre, quindi devi trovarti qualcos'altro? O... No, no, nessuno mi ha mai spinto, devo dire. Okay. Credo sia venuto da me direttamente, perché se tu ci pensi, è vero, a parte che la carriera di un ballerino è relativamente corta. Sì. Perché comunque una persona normale non va in pensione tipo a 35 anni. E... No, certo, magari. Ma poi cioè, può succedere qualsiasi cosa, cioè può succedere un infortunio, può succedere un qualcosa che ti invalida, sì, e che non può... Un'epidemia, una pandemia. Una pandemia, sì, cioè qualsiasi caso, cosa. Caso. Qualsiasi cosa. Tu rimani a casa, capito? Esatto. No, quindi nulla, cioè ho sempre voluto avere il piano B. Cioè mi sento più sicura ad avere il piano B, e anche perché comunque vedo me stessa, sì, come ballerina adesso, perché obiettivamente sì, ed è una cosa che ovviamente mi piacerà per sempre, cioè ci sono sempre legata come ognuno di voi, però vedo anche una me magari diversa nel futuro. Come ti vedi nel futuro? Ma non lo domanda so, scomoda. Cioè mi... No, mi fa quasi strano, mi fa quasi strano l'opportunità di poter avere un lavoro diverso da quello che ho adesso. Ma nel, okay, senso che più che altro, cioè, c'è tanta gente che magari, nel senso, il ballerino classico, nel senso, il classico ballerino, cosa dice? Finisco la mia carriera da ballerino e poi magari inizio a fare coreografo, insegnante, quello, sì, che, insomma, capito? Io allora ti chiedo, tu ti vedi a proseguire quella carriera, diciamo, da... Nel mondo, sì, del teatro, della danza, nell'ambito, esatto. Esatto, oppure appunto ti immagini altro, altre cose completamente diverse? Allora, a me piacerebbe assolutamente fare la ballet master, fare la ripetitrice, cioè sono cose che a me piacciono, però anche lì cioè non è detto che tu riesca a trovare lavoro, cioè mi piacerebbe fare la coach ad alti livelli, mi piacerebbe fare, cioè rimanere comunque nell'ambito, però è sempre secondo me molto incerta la situazione, perché non credo ci siano così tanti posti però, per questi lavori. Magari esci un pochino da quell'ambito, diventi, studi ancora qualcosa per fare, che ne so, il personal trainer o... c'è chi ha aperto, ecco, addirittura un negozio di danza, addirittura. Cioè, passi, sì, da, sì, sì, da fare il ballerino a fare il commerciante. Cioè, sì, sì, succede, sì, sì, succede. Sì. Io se mi devo immaginare con un altro lavoro, mi immagino, non lo so, con un lavoro relativo comunque alla mia laurea, capito? Non, okay, so, perché ho quest'idea, no? E quindi, non lo so. Insomma, mi vedo con un lavoro anche completamente diverso, cioè non mi dispiacerebbe, okay, avere un lavoro completamente diverso, ci sta, diciamo, okay, mettiamola ci così. Sta, ci sta. Certo, certo. Sì. Tim, tu che lavoro vuoi fare da grande? Da grande grande. Da grande, poi. Bella domanda. Ci abbiamo quasi 30 anni. vuole cucinare marons. Marons? non è male, dai. Vogliamo fare lo youtuber. Ok, allora, io direi... passiamo alla challenge che abbiamo preparato, vai, per te. Vai, ok. Sapevi qualcosa? Paura. Di questa challenge? Sapeva... No, perché lui mi ha detto, Tizi mi ha detto, ci sarà una challenge. Io già subito, oddio, raga, non sono brava in queste cose. Cioè, basta. Allora, la challenge è: hai 8 secondi per spiegare a qualcuno che non ha mai fatto danza come eseguire un passo di danza. Parliamo di danza senza... classica. Okay. Okay.
solo a parole, non puoi farlo vedere. Esatto, okay. Perché questo è il podcast. Anche perché non si vedrà. Giusto. No, si vedrà, però. Ma no, tu non glielo devi dire, però, sennò lei si... L'ho già informata. Ok. Io metto il timer proprio, facciamo una cosa professionale. Male, ok. Allora, il primo quindi passo... Quindi 8 secondi. 8 secondi sono pochi, raga, però. Sono pochissimi, però più di 8 a danza non si conta, quindi noi non sappiamo quanti piano dopo. È proprio quello il problema. Casuale. Io vorrei metterti un timer con un numero più alto, ma non ho la conoscenza necessaria per farlo. Comprendo. Hai già pensato a un passo? Sì, sì, io? Ho già... Ah, lui? Allora, devi spiegarmi un grand plié in quarta posizione. 3, allora. 2, 1, via. Via. Allora, un piegamento sulle ginocchia con o la gamba destra o la gamba sinistra di fronte all'altra con i piedi Stop. In linee parallele. Stop. Chissà se dovessimo riprodurre ciò che hai detto tu, che cosa succederebbe? Lo vedremo in ad futuro. Ad una persona a caso. Lo faremo. Allora, esatto. In futuro vedremo proprio come, sto male. Come se la caverà. Dio, ma è difficile. Difficilissimo. È difficilissimo. Vabbè, mica abbiamo infatti... scelto roba facile, giusto così. Infatti per questo ho detto povera, 8 secondi. Giusto okay. Per smontarmi la figura professionale. Ma non è una ballerina professionista. Guarda, io sono sicuro che chiedessimo, facessimo fare questa challenge a qualsiasi insegnante blasonato della danza classica, 8 allora. Secondi non accenderebbe neanche il cervello no. Perché è veramente viene la, a me verrebbe la sfida impossibile, una sfida impossibile. Dai. Allora però, questo forse è più facile. Passé andeor 3, 2, 1, via. È come fare la posizione del fenicottero, quindi si piega il ginocchio di una delle due gambe mentre la gamba di terra rimane estesa. Top. Ragazzi, anche prima, anche finito prima, prima quella del ragazzi. Fenicottero mi ha 6 secondi. Col fenicottero hai steso tutti. Fenicottero. Brava. La posizione del fenicottero. Ero casatissima. Eh sì, ma devo parlare tipo Nicki Minaj quando rappa, cioè mi devo sbrigare. Esatto, esatto. Devo trovare delle capito, delle cose gli esempi facili. Va bene. Allora, pas de bourrée. 3 2 1 via. Allora, è uno spostamento che avviene sui due piedi utilizzando due coupé. E la gente cosa ne sa? Questo okay. Era difficile. Lo voi ragazzi, questo era difficile, raga. Ma questo era però, raga, immaginatevi veramente solo ascoltare, cioè quello che avete sentito, no? Esatto. Uno spostamento su due piedi passando da due coupé. Immagina uno che non ha mai fatto danza, cosa potrebbe creare? Cosa potrebbe fare? Inizia a fare queste informazioni. Ma no, perché un conto è dire una posa. Vabbè, una posa la puoi descrivere, ma una cosa in movimento, cioè, come fai? No, è difficile, 8 no, secondi, poi non bastano. Vabbè, poi faremo una coreografia basandoci sui movimenti che creeranno su questi audio. Raga, un sai TikTok. Che ridere, sai che ridere. Cioè, verrà una cosa solo così. Spostamento su due piedi passando. Fenicottero. Io voglio, esatto, voglio vedere il fenicottero come viene. Secondo me quello viene top, eh. Sì. Fenicottero però andeor comunque. Sì. I fenicotteri sono andedan. È vero, è vero. Mi sa che non l'hai specificato. Quindi ho sbagliato comunque. E allora. Che... Sì, però se dici fenicottero andeor, che ne sa cosa vuol dire andeor? Però devi dire ginocchio verso l'esterno, magari lo capisco. Fenicottero con la gamba aperta, cioè ma in che senso con la gamba aperta? Cioè, con la gamba aperta puoi farlo, sì, seconda. Magari, oh. Esatto, apre la gamba, sicuro. Stai peggiorando la situazione, Cristina. No, infatti sto zitto. Va bene. Allora, abbiamo allora, tu hai un aneddoto, no? Che ti eri preparata, questo da tagliare, questa cosa. Ti... Sì, sì, ce l'ho. È una roba successa durante uno spettacolo? Sì. Ok, quindi magari, non so, Niki, che hai parlato meno di tutti forse, fagli la domanda se gli è successo qualcosa di divertente durante uno spettacolo, così lei attacca la sua storiella divertente. Va bene, vai. Cristina, ti è mai successo, domandona così, a bruciapelo, qualcosa di strano o incredibile durante uno spettacolo che è degno di essere ricordato per sempre? Sì, c'è. Ok, c'è. Ce l'ho. Vai. Fa ridere adesso, premettiamo questo, fa ridere adesso, volevo morire in quel momento, però ora fa ridere. Io già rido adesso, vai. Ecco. Allora, è successo il mio primo anno da guest,
Dovevamo fare uno spettacolo, cioè non era uno spettacolo del tour, era uno spettacolo che ci avevano proposto di fare in una città, diciamo, per un premio, cioè in occasione di un premio. E cosa è successo? Io ero castata per un pezzo, mi pare. Sì, ero castata per un pezzo su tre, anche perché essendo guest ero quella, diciamo, in più. E boh, finisce questo pezzo che avevo già fatto, e dopo questo pezzo c'era la pausa. 20 minuti di pausa, no, scherzo, non è vero. Dopo questo pezzo c'era un altro pezzo in cui io non ero presente, e dopo questo pezzo in cui non ero presente c'era la pausa. Quindi io cosa ho fatto? Dopo che ho finito la mia coreografia, me ne sono tornata bella in camerino, pronta per farmi la doccia e per poi prendere il bus per tornare a casa. Ho finito lo spettacolo. Perfetto. Invece no. Mai, mai organizzarsi prima. È successo che una mia collega, durante il pezzo in cui io non c'ero, si è fatta male la schiena. No. Cioè non si sapeva cosa fosse successo, era in piedi, si vede, le è venuto un crampo molto forte alla schiena. Questa è l'unica cosa che siamo riusciti a capire da quello che lei diceva, perché non era caduta né niente. Quindi mi ha detto, boh, magari è un crampo che passa, sai, cioè ti stendi un attimo nella pausa e boh, 5 minuti magari ti passa. Non è passato. L'unica che era fuori dal pezzo, che non era nel cast, ero io. Questo pezzo è Purple Fools di Mauro De Candia, non so se l'avete mai visto, è un pezzo molto bello, molto tecnico, molto divertente. L'unica cosa è che si usano delle sedie normali con delle rotelle messe sotto. Quindi durante la maggior parte di questo pezzo tu ti muovi su queste sedie, facendo ovviamente movimenti con le braccia, però cammini sulle sedie con le gambe, quindi si muovono. Succede che la mia ex ripetitrice Iris viene da me e mi fa, ti devi preparare. Io. E tu in doccia. Per cosa? Sì, io ero già in accappatoio. No, io ero rimasta vestita perché me lo sentivo. Ho detto, no vabbè, qua c'è qualcosa che... Cioè lei lì sdraiata, non si sa mai. Io avevo avuto forse una prova, ma neanche, mamma. Perché comunque... Oddio. Cioè non c'era, per uno spettacolo, sai mica... Sì, non te lo aspetto. Non sarebbe toccato a me, dai, figurati, invece. Mai pensarlo, perché poi succede. E quindi in 3 secondi mi sono trovata praticamente nuda nel corridoio del teatro con la signora che mi faceva i capelli, la signora che mi truccava, la signora che mi vestiva e Iris, la mia ripetitrice, che mi diceva che cosa dovevo fare, che posizione dovevo assumere, in che cosa consisteva il balletto. Cioè ovviamente lo sapevo il balletto, ma non avevo mai fatto le prove, quindi... Io non ci credo. Devi andare a destra quando vai a sinistra. Esatto. Raga. Fatto sta che ero, tra l'altro, anche tipo il personaggio principale, anche se non è pure. Nella prima la ruota va tutta attorno a lei. No, raga, volevo urlare. In quel momento, quando me l'hanno detto, ho urlato internamente perché non potevo far vedere che ero sclerata, sennò avrebbero terminato lo spettacolo lì. Quindi, tra l'altro, questi costumi buffissimi, ognuno aveva un vestito nero, delle donne con tipo a gonna. Avevamo questo chignon finto in testa, posticcio enorme, pieno di polvere. Quindi che ogni volta che ne battevamo su questo coso usciva la polvere. Cioè è un pezzo perfetto. Molto figo. Degli effetti bello però, Faccia tutta bianca, con solo tipo gli occhi truccati di nero e le labbra rosse. Un pezzo un po' così. Niente, io ero il personaggio principale, quindi hanno aumentato la pausa di tipo 10 minuti massimo. Hanno preparato subito il palco. Sì, oltre a quello, hanno preparato subito il palco così che io potessi almeno camminare verso le posizioni in cui, cioè, non dico di tutto il pezzo, però almeno della prima parte, capito? Così non mi veniva un attacco di panico proprio lì, no? Mi fermavo così frizzata in mezzo. E nulla, fatto queste prove, si alza il sipario, mi dicono good luck. Ah, veramente? E queste prove senza musica, senza ascoltare la musica. No, solo camminando, perché il pubblico era lì. Vorrei tradurre good luck per chi non sapesse l'inglese. In italiano si dice cazzi tuoi. Vai con Dio. Esatto. Okay? Quindi iniziava con me che venivo, cioè iniziava la prima parte, tutti entravano dentro tranne me e un altro ragazzo che mi trascinava dentro per un braccio, quindi ero sdraiata per terra così, col dito con l'altra mano così, quindi venivo trascinata e venivo buttata per terra e tutti iniziavano a ridere.
E da lì poi iniziava tutto il pezzo effettivamente ballato, no? Quindi cardio, okay, cose pazzesche. Volevo urlare. Cioè io nel momento in cui mi sono messa dietro le quinte per terra nella posizione per entrare, ho detto... qua non mi alzo più, rimango stecchita per terra. Ballerina. Ma poi alla fine... Se succede qualcosa è colpa mia. Niente, alla fine ho sbattuto contro un paio di persone, ma perché... Beh, certo. Non si è visto troppo, cioè non è stata una cosa eclatante, diciamo. Quindi io voglio il video di questa performance. Ma avete il video? Ma no, che non ce l'ho, perché cioè, se no, capito, avrei già... un video che così me lo metto nel curriculum, almeno. Sei già preoccupato di dare fuoco a tutte le prove. Professional dancer. Hai incendiato le copie. No, ma la cosa che mi preoccupava di più, a parte gli spostamenti, che vabbè, in qualche modo cioè, ti arrangi, capito? Erano queste sedie, perché alla fine quando tu sei in scena con un oggetto, cioè anche se provi tipo mille volte, è capitato che i miei colleghi sono caduti lo stesso. Ma perché sono delle rotelle, capito? Ti basta un attimo per cadere. Quindi sì, quello non mi è successo, fortunatamente. Ho pianto un pochino internamente, non poi quando abbiamo fatto i saluti... Nessun vuoto di memoria alla fine. No, sai perché? Perché quando guardavo i miei colleghi mi parlavano. Ah, perché? Ah, grandi, bene, grandi. Quindi spirito di gruppo. Sì, perfetto. Spirito di gruppo, così ci salvavamo tutti, insomma. Ti arrivavano proprio i suggerimenti in scena. Sì, mi dicevano tipo, almeno o destra o sinistra, cioè, almeno, perché ci sono tanti scambi, perché se no, raga, poi fanno. No, no, importante. Passi se anche questo... sapevo cavolacci miei, però... Certo, no, ma anche questo è un insegnamento importante, insomma, anche per i ballerini che ascolteranno. Cioè, aiutare comunque anche in scena, se si riesce, sempre qualcuno che poveraccio magari... Assolutamente sì. Ma per il bene di tutti, ragazzi, certo, per il bene di tutti, perché comunicare, cioè, non se ne esce vivi. Vabbè, comunque niente, poi alla fine posa finale, saluti, si chiude il sipario, io mi sono riseduta un attimo sulla sedia perché sulla sedia rotella e sei caduta. Ho scoppiato a piangere. Ed è caduta dietro le quinte. No, raga, mi sono fatto un pianto. Ma un pianto di quelli panico. Che io non piango mai, ma non, cioè non lo dico per vantarmi, io non sono una che piange, ma raga, la tensione che avevo accumulato, immagino, era perché avevo troppo, cioè mi sentivo troppo responsabile, capito? Un conto è cadere io, chi se ne frega, no? In un solo, yes, se cadi, cioè sei tu, però il rischio che correvo anche nel far fare brutta figura alla compagnia, di far fare brutta figura anche ai miei colleghi, certo, sì, assolutamente, mi metteva ansia. E quindi, però è andata, raga, è andata tutto bene. Ora posso superare qualsiasi cosa, credo, dopo questa... dopo questa palestra. Sì, sì. Va bene. Vai. Ho le ultime domande di rito. Mm-hmm. Ok. Allora, che tipo di ballerina sei? Non so se hai visto i nostri video che abbiamo fatto, i tipi di ballerini. Sì, ne ho visti alcuni, ma in che senso? Cioè, tipo la tipa ansiosa, la tipa... Sì, esatto, ansiosa, sì, se dovessi classificarti. Ritardataria, no, ritarda... perfettina. No, ritardataria mai. Quella che no, ti rispecchia di più. No, io sono quella che arriva che sempre 20 minuti in anticipo. Almeno. Cioè, se tipo noi dobbiamo andare in tour come e abbiamo il pullman tipo alle 3. Sì, come io le 3:20 sono lì. Tu sei quella che guida il pullman praticamente. Lei arriva con il pulmino. Sì, esatto. Praticamente talmente sei in ansia che... giusto. Ma no, ma non è tanto ansia che io penso, boh, magari succede qualcosa durante la strada, che mi devo fermare, mi succede qualcosa e arrivo in ritardo. Giusto, previdente. Certo, brava. Però capito, cioè, io quella roba come lì me faccio sempre. Sì, sì, sì. Uguale. Ma poi ha parlato, cioè, dai, a noi piace il brivido, il esatto, brivido di arrivare brivido in ritardo. Vuoi mettere sì, l'emozione di svegliarsi 5 minuti prima dell'appuntamento? Esatto, fare un po' di cardio per strada. Esatto, l'ansia che ti viene, che inizia a sudare freddo anche se ci sono meno 6, capito? Esatto. Le facce dei compagni che workout ti guardano così quando sei appena tipo arrivato, che ti odiano tutti. Sì, sì. La corsa che devi fare. No, vabbè, sono cose che per fortuna non abbiamo mai vissuto noi. No, è vero, meno male, raga. Mai vissuto, mai. Quindi non sei ritardataria, però avrai un, no, un qualcosa di che ti distingue. Sono molto abitudinaria, cioè non è che non sono scaramantica, però sono molto abitudinaria. Ok. Quindi tipo durante uno spettacolo mi trucco sempre con sì. Okay. Sì, ho sempre lo stesso ordine per fare le cose, okay, il mio capello. Abbiamo una nuova tipa di ballerini. La rituale la chiamiamo. La rituale.
Quella con i disturbi ossessivi compulsivi. Siamo un po' ossessiva compulsiva, sì. Beh, abbiamo la ballerina organizzata, no? Sì. Esatto, sì. La metodica. La metodica, bravo. È vero. Sì. Metodica, perché va poi bene. Capita che magari hai dei cambi veloci, sei dietro le quinte, devi avere tutto lì sistemato, e se la mia parte non è stata sistemata, anche perché non è che hai 6 metri di cosa disponibile, quindi... Hai per caso degli antenati tedeschi? No. No, team inutile che... No. E di che segno sei? Sono Ariete. Ultimamente sono circondato da Arieti, ragazzi. Ah, sì. Giuro. Brutta storia. Esatto. Suona male, ma ho corna da tutte le parti. Perfetto. E invece in quarantena, che tipo di ballerina sei stata? La depressa. Per 2 settimane non sono stata una ballerina. La depressa. Sul divano. La ballerina al cesso. A dormire. No, siccome nessuno di noi abbia mai avuto una vita così tranquilla, stabile, a casa, comoda, in pigiama tutto il giorno, esatto, mi stare. Sono ambientata bene, però mi sono ambientata bene, quindi avevo il pigiama tutto il giorno. Ovviamente, vabbè, studiavo perché avevo i corsi online, però mi muovevo un po' poco, anche perché mi sono fatta male, quindi ero ancora nel processo riabilitativo. Okay. Quindi non è che potessi andare in giro a fare gran gita sul balcone, per dire. Quindi anche volendo non potevo farlo. E quindi questa cosa un po' mi ha limitata. Poi invece mi sono resa conto che la quarantena non sarebbe stata di tipo 30 giorni, 40 giorni, ma di 2 vite e mezzo. E quindi ho detto, forse prima di rientrare nel mondo reale 20 kg in più, magari facciamo qualcosa, no? Facciamo un addominale, almeno uno. Ma così, uno. Giusto per farlo. No? Invece no, poi uno mi sono... su 6. Esatto. No, poi fortunatamente tutti si sono attivati, anche la mia compagnia, tante altre compagnie, lavoravamo online su Zoom e facevamo lezioni ovviamente organizzate dagli studi che abbiamo noi. E quindi ho preso il ritmo, capito? Perché se tu sai che ogni giorno quell'ora lì è lezione, capito? Hai un po' di routine che ti ritorna, no? Sei obbligata. Quindi tra quello... Devi andare su Zoom. Sì, ovvio. Ti devi far vedere, non è che puoi tappare la telecamera, devi essere presentabile. Come fa qualcuno. E invece abbiamo l'ultima domanda che arriva da uno dei nostri iscritti di Patreon, che si chiama Irene, e chiede se ti è mai capitato di aver smesso o aver voluto smettere di fare danza. L'idea c'è stata, ma penso per ognuno, per tante persone, ma perché forse era un momento di sconforto, un momento in cui c'erano tante cose messe insieme, magari lo studio anche, non lo so, ho anche difficoltà anche solo a danza, è normale, cioè siamo umani, abbiamo dei momenti sì e dei momenti no, e i momenti no cioè, ci devono essere, perché se no, se non ci sono i bassi non ci possono essere gli alti, quindi penso che sì, ovvio, ho avuto dei momenti in cui ho pensato di magari smetto, magari non è la mia strada, magari mi annoio, però poi sono stati proprio quei momenti a farmi mancare effettivamente il mio lavoro, comunque la danza, quindi è stata una spinta, sono stati più una spinta per continuare. Ok, va bene, dopo tutta questa profondità direi che siamo giunti alla fine di questo podcast. Grazie mille Cristina di aver accettato. Grazie a voi. Simpaticissima. Grazie mille. Ok. Ciao a tutti e merda.